Buongiorno, le immagini che vedete in questo momento sono le immagini di un fatto in corso in questo momento a Roma, sotto il Campidoglio, sono i supporter di Marino, una grandissima in realtà dimostrazione di popolarità da parte di Marino, ha avuto migliaia di persone sul sito che richiedeva appunto la manifestazione e c'è quindi forse ancora molto di che discutere sul futuro del Consiglio Comunale. Io oggi ho invitato, di solito noi invitiamo il protagonista della settimana, quest'anno abbiamo pensato di avere i protagonisti della settimana, letteralmente sono i quattro consiglieri comunali, benvenuti tutti e quattro, adesso dirò tutti i nomi così vi conosceremo meglio, i quattro consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle al Consiglio, appunto, che nel Consiglio hanno lavorato, si può dire, forse poi mi direte se è così o no, hanno lavorato per far cadere Marino e hanno trovato il filo dei rimborsi spese, insomma. Quindi intanto ve li presento. Abbiamo lavorato per l'interesse dei cittadini, però insomma ora ne parleremo. Va bene, certamente. Allora intanto vado uno per uno. Virginia Raggi, che è l'unica donna. Virginia, buongiorno. Grazie, ha 37 buongiorno anni, laureata in giurisprudenza e anche avvocato. Avvocato insomma. Civilista, sì. Io ho dovuto leggermi un po' le vostre biografie perché per appunto improvvisamente siete diventati i vincitori un po' di questa partita e forse tra voi potrebbe nascere anche il nome, potrebbe venire fuori il nome del sindaco, vedremo poi su questo, voi siete tutti sempre molto cauti su questa cosa. Poi c'ho Enrico Stefano. Enrico, buongiorno, anche buongiorno. Lui laureato in giurisprudenza, tutti avvocati sono in Italia come sempre. Daniele Froncia, buonasera, buongiorno. Dunque, Daniele buongiorno. 42 e 28 anni invece Stefano, che invece è un informatico, no? Di formazione sono statistico. Uno statistico che però lavora all'Istat. All'Istat, sì. Ma anche su web e su tutta una serie di sistemi informatici. Esatto. Va bene. E Marcello De Vito probabilmente è quello che già conoscete, nel 2013 ha tentato di fare il sindaco di Roma e non ce l'ha fatta. Chissà se sarà lui il prossimo o sarà qualcuno degli altri. Allora, cominciamo dalla questione andiamo molto presto anche a questa manifestazione in corso lì al Campidoglio, perché credo che ci offra un elemento interessante. Intanto cominciamo da questa storia degli scontrini. Gli scontrini, è diventata la storia degli scontrini famosa per dire è caduto per una bottiglia di vino, in fondo una piccola cosa. Intanto come siete arrivati a sti scontrini? A un certo punto il 2 ottobre siete andati con la polizia nell'ufficio di ragioneria per chiedere le note spese, questo lo sappiamo. Ma com'è partita la storia degli scontrini? Beh, guardi, noi in questi due anni abbiamo fatto un'attività innanzitutto di proposta, quindi abbiamo cercato di lavorare nell'interesse dei cittadini, ma poi, come è giusto che faccia un'opposizione, come ha scritto correttamente Travaglio ieri, abbiamo fatto anche un'attività di indagine, abbiamo fatto molta attività ispettiva, molti esposti, molti controlli sull'attività di questa giunta. E vedendo che questo sindaco viaggiava così tanto e quindi, era poco a Roma, come a nostro avviso dovrebbe fare un sindaco, abbiamo ritenuto opportuno andare a fondo su questa vicenda. Pertanto il 14 settembre abbiamo inoltrato questo accesso agli atti, che peraltro le abbiamo portato a firma di tutti e quattro. Quindi qua ecco, questo per chi non conoscesse fuori Roma, questo è il colore Roma Capitale, un po' il simbolo del... Ecco, questo è l'atto di... Il primo documento che trovo è l'accesso agli atti. Sì. Che è stato un accesso agli atti molto determinato, ma anche molto ostacolato per gli ostacoli che ci sono stati posti in quei giorni, anche da parte di uffici che noi non avevamo mai interpellato. Motivo per cui alla fine il 2 ottobre, dopo che ci hanno differito più volte questo termine, siamo stati costretti ad andare con i carabinieri necessariamente. Perché continuavano a non darci i documenti e alla fine siamo riusciti ad averli, e questo me lo lasci dire, ci prendiamo il merito come opposizione di aver portato alla luce dei cittadini romani questa vicenda che altrimenti non sarebbe stata nota, perché gli scontrini sono stati poi pubblicati, ma a 2 anni e mezzo di distanza, e solo all'esito di questa azione di opposizione. Non è un po', voglio prendere le parti dell'assente perché questo è obbligo, non è un po' troppo accusare di disonestà Marino in fondo solo per delle cene? Cosa c'era di strano in queste cene? Non so chi di voi, quello che proprio non era corretto, non so, vogliamo parlare con l'avvocato Raggi?
Ma guardi, in realtà noi non accusiamo Marino per gli scontrini in sé, quello che di strano c'è è l'utilizzo di fondi pubblici per finalità che non siano coerenti con la funzione pubblica. Ora, noi questo non possiamo affermarlo, tanto è vero che abbiamo rimesso tutte le carte, come si dice in gergo, alla magistratura, perché è la magistratura che effettivamente dovrà indagare, magistratura penale e contabile, attenzione. Quindi entrambe. Voi non volete essere, diciamo, gli ufficiali. Ma non è questo il nostro ruolo, controllo. Il nostro ruolo è stato determinante come opposizione, perché a Roma non c'è mai stata un'opposizione, a Roma come in Italia prima dell'arrivo dei 5 Stelle, questo penso che sia un dato di fatto. Questo sta esagerando. Beh, un'opposizione così ficcante. Non c'è mai stata un'opposizione. Beh, un'opposizione così ficcante che comunque fa interrogazioni, che fa accessi, che cerca di andare a scandagliare ogni singolo atto della maggioranza di turno, effettivamente è un po' che non si vedeva e devo dire che qui noi siamo stati molto fastidiosi. Gli scontrini è solo l'ultima delle, diciamo, delle vicende, però noi abbiamo lavorato tanto anche sullo scandalo di Metro C, sull'emergenza abitativa, sì, e tutte le proroghe. Su questo ci arrivo, perché però vi farò delle domande precise. Prima di lasciare gli scontrini, qualcuno di voi mi vuole dire secondo voi qual è stato lo scontrino più sconcertante o più scandalizzante di quelli presentati da Marino? Ce n'è un, io ho il mio, ma insomma ognuno c'è il preferito. Ma possiamo parlare delle cene laddove poi gli ospiti che lui ha dichiarato, quindi una vera e propria dichiarazione messa anche sul sito e quella che noi abbiamo acquisito, gli ospiti dicono: io non ho mai cenato con il sindaco questo Marino. Però è, diciamo, e quindi sono due e tre con la dichiarazione scritta. Però in questo sede, diciamo, è un po' uno scambio di, diciamo, sì, una piccola appropriazione, ma qualcosa che politicamente. 8,53 euro per una colazione, francamente. Alla vittima dell'olocausto. Ci hanno un po' colpito, diciamo. Qual è questa? Questa mi è perso, cioè qual è? A un sopravvissuto, anzi, dall'olocausto, sembra che Marino abbia offerto una colazione per una somma peraltro risibile, sì, 8 euro e qualcosa. Ora non si dica che un sindaco non può pagare di tasca propria 8 euro. Va bene, allora lasciamo però questo, ci sono, sì, appunto, da una parte e dall'altra. Allora, abbiamo visto nella copertina, perché questo è importante, io ho detto che voi in fondo siete i vincitori. In questo momento, in fondo, il grosso gruppo della stampa, il gruppone, diciamo, della stampa, in fondo è ancora molto focalizzato se Marino resta o non resta, qual è il futuro, chi ha vinto, chi ha perso. Io penso che voi avete conquistato un ruolo in tutto questo, come ovvio, però che cosa vi dice quella manifestazione in corso? Marino ha ancora un grosso gruppo di supporter, è in corso a Campidoglio, questo su change.org è partita una, diciamo, una richiesta di aiuto di Marino, di supporto a Marino, e hanno risposto 28.000 persone, insomma stiamo parlando da ieri di una cosa abbastanza grossa. Dell'1% dei cittadini romani. Sì, però diciamo non è un sindaco che non può dire oggi nessuno ci ha messo la faccia. Che valutazione date di questa cosa? È una cosa sorprendente per voi? Ma secondo noi il fatto è che il sindaco Marino è stato un sindaco risucchiato dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, all'interno del suo sistema, del sistema PD, del sistema partitico, che si è spartito nel corso degli anni, nel corso dei decenni Roma, e ha continuato a spartirsela anche durante questa amministrazione. Perché dice risucchiato? Un termine interessante, significa che lui di suo non era parte del sistema comunque? No, questo non possiamo dirlo, perché Marino è esponente del Partito Democratico ovviamente, però si è trovato, diciamo così, all'interno di una situazione, di una macchina politica che va avanti al di là di chi sia, di chi sia il sindaco, all'interno dei due schieramenti, di destra o di sinistra, di PD o PDL. Questo è un aspetto molto importante. Noi abbiamo assistito a molti episodi anche in Consiglio Comunale, quando magari la maggioranza, il Partito Democratico sbagliava una votazione. Però questo non spiega l'opposizione, il fatto che comunque c'è ancora molte persone che dicono che è un sindaco onesto. E a, sì, essere onesti noi stessi dobbiamo proprio dire che, voglio dire, all'inizio anche era un protogrillino, uno pseudogrillino, sì, però e in più ha fatto alcune cose che hanno dato. Ci sono dei dati che sono, ci sono dei dati forse mi sta ribaltando la cosa di esagerazione. Ci sono dei dati che sono oggettivi. Sinceramente questa discontinuità millantata non esiste. Cioè qua il partito di maggioranza risulta coinvolto con molti suoi esponenti nell'indagine Mafia Capitale. La stessa ANAC, l'anticorruzione,
ci dice che tra le due consiliature c'è stata perfetta continuità, ad esempio nella gestione degli appalti ci viene detto che sono stati dati in maniera diretta all'87% con Alemanno, esattamente all'87% con Marino. Noi tante cose le abbiamo segnalate, ad esempio quando c'erano già i vari commissari e fenomeni della legalità, che veniva fatta una delibera con cui veniva svenduta a nostro avviso in maniera illegittima il patrimonio, l'abbiamo segnalato, oppure che sull'ultimo che bilancio... Che vuol dire, quando parlate di patrimonio che intendete? Patrimonio immobiliare. Patrimonio immobiliare, cioè parlate dei tanti affitti sottopagati a Roma. Abbiamo sostanzialmente decine di migliaia di case comunali, sì, che noi dal 2013 chiediamo di gestire correttamente come si fa in tutto il mondo civile, sì, invece da anni e da decenni non è gestito in questo modo, anche per una commissione proprio tra interessi politici dei partiti. Quindi noi da 27 mesi che chiediamo, facciamo chiarezza su quante sono queste case e chi ci abita dentro. Dentro c'è di tutto, dai Casa Monica ai finti poveri, ai finti ricchi. Ai deputati, ai senatori, no? Abbiamo parenti di parenti, abbiamo, sì, nella zona centrale di Roma famiglie ricche, con sotto macchina 100-200 mila euro. Perché non siete riusciti ad avere una discontinuità, una risposta su questo? Noi queste cose le abbiamo segnalate, prima che venissero approvate, anche sull'ultimo bilancio che si andava in proroga nonostante gli impegni presi, sì, sull'emergenza abitativa. Quelli sono i residence che costano 2.000 euro al mese, sì, per ogni famiglia, per i cittadini romani. E purtuttavia queste cose sono passate, e sono passate nella consapevolezza, ecco, da parte di chi le ha approvate. Secondo voi non, per gli altri partiti sono così corrotti in consiglio comunale che non vi hanno dato una mano? Diciamo quello che abbiamo potuto notare in questi due anni è che c'è esattamente la stessa idea di politica nei partiti di sinistra, quindi il PD, e nei partiti di destra, PDL, e poi tutte le successive frammentazioni che non sto qui neanche a ricordare. Ma si tratta di partiti estremamente volti a tutelare l'interesse di poche categorie. Tant'è vero che... Cioè, mi dia un elenco di queste categorie, le più tutelate a Roma. Perché io vorrei far capire oggi in questa nostra trasmissione anche cos'è che non va concretamente a Roma, no? Perché si dice Roma corrotta, mafia capitale, ma un po' noi che facciamo questo lavoro lo sappiamo, ma mi dica per esempio quali sono le categorie più tutelate a Roma? Beh, si pensi che per esempio in due anni noi abbiamo votato, siamo stati costretti a votare moltissime delibere urbanistiche, quindi che sostanzialmente cementificano, proprio per semplificare al massimo, quando in realtà la città avrebbe avuto bisogno di puntare molto sul trasporto pubblico, sui rifiuti, sulle scuole, sull'assistenza delle persone fragili, quindi penso agli anziani, ai disabili. E beh, diciamo che di questi temi in consiglio, che è l'organo deputato a risolvere i problemi della città, di questi temi non si è praticamente mai parlato. Eppure invece votavamo delibere fuori bilancio, votavamo il nuovo piano di zona, si votava e la densificazione, l'urbanizzazione, quindi tutte tematiche afferenti a una categoria molto precisa, che cioè è quella di una classe media, centro e palazzinari, secondo voi questa è la cosa. Se posso aggiungere un paio di esempi. No, io volevo aggiungere questo, notando poi se è possibile anche che articoliamo questa roba così. Cioè l'assessore Stefano, che è Esposito, che è stato uno di quelli che nel primo giro di crisi pochi mesi fa è rientrato proprio per dare, diciamo, più trasparenza e più efficacia alla Giunta, è uscito dicendo l'altro giorno una cosa molto drammatica alla trasmissione Piazza Pulita. Ha detto: la verità è che la macchina amministrativa di Roma è profondamente inquinata. Ora, questo è uno del PD, è una persona che è arrivato lì di solito, diciamo, per sostenere. Che significa? Ci potete dire che significa una cosa del genere? È una frase enorme. È un'ammissione di colpa. Cioè, sono subentrati due anni e mezzo fa, hanno cambiato tutti i vertici, hanno cambiato tutti i dirigenti, hanno fatto spoil system nelle 100 società del Comune di Roma e nei CDA, ora si inizia a parlare anche toscano. Ed oggi, dopo due anni e mezzo, dopo questo fallimento su tutta la linea, dopo che lasciano Roma a due mesi dal Giubileo, in queste condizioni, con questi servizi, giustificano il loro fallimento dicendo che è colpa dei dirigenti che non eseguono le loro disposizioni. Quindi non è vero che la macchina amministrativa romana è profondamente inquinata. Ma la macchina capitolina, appunto, non è un'entità astratta, gestita negli ultimi decenni da amministrazioni che sono state tutte di centrosinistra, tranne la parentesi negativa anch'essa di Alemanno. Ma le nomine le fa il sindaco, ne fa più di 500, è la sua responsabilità. Sia le persone
fatte negli ultimi decenni, ma anche negli ultimi anni da Marino. Alcune di quelle nominate da lui sono state arrestate. Ecco, ci dice, io sono romana, so più o meno come funziona Roma, ma non stiamo parlando agli altri romani. Per qualcuno che non è romano, quali sono i due grandi esempi che ci potete dare di inquinamento di questa amministrazione? Potremmo parlare ad esempio della gestione dei rifiuti. Il sindaco Marino si è vantato ad esempio di aver chiuso la discarica di Malagrotta, ma è stato in realtà un risultato molto parziale, innanzitutto perché la chiusura di Malagrotta ci era imposta dall'Unione Europea, che altrimenti ci avrebbe sanzionato con delle pesantissime multe, quindi era una scelta a cui il sindaco Marino è stato costretto. E poi lì vediamo proprio la politica, se vogliamo, di facciata del Partito Democratico in questi due anni a Roma, perché chiudendo Malagrotta il sindaco Marino ha solamente spostato il problema, non lo ha risolto, ha agito sugli effetti, non sulle cause, perché ad oggi cosa avviene? Che i rifiuti della città di Roma viaggiano in giro per l'Italia a costi economici e ovviamente anche ambientali elevatissimi. Quindi noi oggi che cosa abbiamo? I rifiuti di Roma che invece di andare a Malagrotta vanno nelle tante malagrotte sparse per l'Italia. Quindi è stata un'operazione di facciata che però non è andata a aggredire il vero problema. Il vero problema qual è? Che l'azienda, ecco perché che... c'è tanta spazzatura a Roma, che è la cosa che tutti vedono. È molto, se vogliamo, semplice e banale. Però colpa di Marino, no, anche no. Questa è colpa di Marino. Del però avrebbe potuto invertire la tendenza, cosa che non è mai stata fatta da questo punto di vista. Perché? Perché l'azienda che gestisce i rifiuti a Roma non ha impianti. Cioè l'azienda che gestisce i rifiuti a Roma che cosa fa? Accolla ai cittadini romani il servizio più costoso, è quello della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che è ovviamente un servizio a costo in perdita, perché è inevitabilmente così. Poi quando l'azienda dei rifiuti romana potrebbe guadagnare, ovvero dalla gestione dei rifiuti, dalla gestione della raccolta differenziata, quindi i materiali che si ricavano dalla raccolta differenziata che fanno i cittadini romani non senza qualche sacrificio, lì invece questi materiali vengono fatti trattare a delle imprese private che guadagnano al posto dei cittadini romani dell'azienda dei rifiuti. In questo modo non si riesce mai ad aggredire i costi. E questo anche mi ricollego alla domanda che aveva fatto in precedenza. Sì. Cioè, il Comune di Roma, le aziende partecipate sono sempre state viste come degli enormi bancomat a cui attingere, a cui la politica, il sistema partitico e sì, quelle diciamo, realtà che gli ruotano intorno. Dove fai assumere i parenti, non solo quello, anche do l'appalto a gli appalti, eccetera. Insomma, cioè, in maniera però proprio un chiara. Problema le municipalizzate sono i bancomat di tutti i comuni d'Italia, in verità. Perché su un bilancio, però a Roma cosa c'è di peggio? Questo va analizzato, perché su un bilancio di 5 miliardi, noi abbiamo fatto un lavoro enorme con Daniele per vedere gli sprechi, ma è anche la stessa giunta che Daniele li riconosce, chi è? Daniele Frogna. Ecco. Cioè, su un bilancio di 5 miliardi c'è quasi un miliardo di sprechi. Alcuni li riconosce la stessa giunta, perché se non facevano questo piano di rientro, il governo l'anno scorso non gli dava i soldi per chiudere il bilancio. Quindi in AMA ci sono 90 milioni di sprechi, e sono quelli che vediamo nell'indagine Mafia Capitale. In ATAC ci sono 70 milioni di sprechi, ci sono sprechi nella gestione del patrimonio. Evidentemente la politica dell'uno e dell'altro schieramento... Ma quindi schieramento, si dovrebbe andare verso la liberalizzazione, no, se dovrebbe, qualcuno di voi no, fa dobbiamo il sindaco. Dobbiamo liberalizzarci dai partiti, a dire la verità, perché questi partiti non hanno... ha avuto la capacità di agire, questo è il fatto, per incidere su questi sprechi, con cui mantengono questo sistema di sprechi, con cui mantengono, questa è la verità, il loro consenso. Allora è necessario. Il giorno in cui lei dovesse fare il sindaco, qual è il primo punto che lei aggredirebbe di questa amministrazione inquinata? Gli sprechi. Inizieremmo sicuramente, chiunque di noi, a tagliare gli sprechi, a invertire primo la rotta. Primo spreco? Beh, primo spreco per esempio iniziare a recuperare i mancati incassi del comune da parte delle varie concessioni. Cioè riuscire a recuperare soldi o tagliare dove l'amministrazione spreca significa ottenere risorse fresche, soldi che possono essere investite in servizi. Quando noi diciamo il trasporto pubblico deve essere incrementato e non tagliato come ha fatto questa giunta, chiamandola poi riorganizzazione e razionalizzazione, sempre la truffa semantica, no? La truffa delle parole. Quando noi diciamo servono soldi, i soldi vanno trovati e i soldi ci sono. Si tolgono dove si sprecano oppure si recuperano dove ad oggi. Si sprecano per un problema di corruzione o per un problema di inefficienza? Faccio un esempio, più piccolo rispetto agli altri, però significativo, visto che lei ci chiedeva un caso distintivo rispetto agli altri comuni. Roma è l'unico comune in Italia, in Europa e probabilmente al mondo, in cui i consiglieri comunali hanno a disposizione una macchina con la vista, l'auto blu. Ovviamente noi no, il primo giorno sono venuti a presentarsi gli autisti. Sì, ci sono vari benefit. Ci sono vari benefit, ma l'autista per fare 550 metri dalle sedi politiche fino al Campidoglio, oggettivamente, allora questo costa 10 milioni di euro. Noi abbiamo proposto nel 2013 subito a Marino, a questo sindaco che sembrava marziano, che sembrava, ma non lo era, abbiamo detto questi 10 milioni di euro utilizziamoli invece. Noi possiamo prendere i mezzi, i nostri mezzi privati, eccetera. Loro
questi 10 milioni di euro possono essere utilizzati banalmente per potenziare il servizio di trasporto disabili. Era una proposta concreta, realizzabile in 3 mesi. In 3 mesi, e oggi noi abbiamo tantissime segnalazioni di disabili abbandonati nel loro tragitto. Sì. Questa è una cosa 100% concreta e che poteva essere risolta da Marino nel 2013. E le dico un'altra cosa, uno dei tanti esposti che abbiamo fatto è appunto riguarda la metro C, dove ci fu un accordo che Marino fece appena entrato, appena ad inizio della consigliatura, con cui diede sostanzialmente per delle riserve, cioè per delle richieste risarcitorie che fece l'appaltatore, 90 milioni di euro. Questo accordo venne fortemente contestato dall'allora assessore al bilancio, magistrato di Corte dei Conti, Daniela Morgante. Noi che cosa avremmo potuto fare impiegando diversamente quei soldi? Tanto per dirgliene una, avremmo fatto 90 asili nido, cioè 6 in più per ogni municipio. Se si parla di mobilità, avremmo potuto prendere i 1000 autisti che servono all'ATAC e prendere la metà dei mezzi, 350 che servono all'ATAC. Cioè, serve impiegare in maniera onesta e corretta i soldi. Noi questo quindi questo già è il primo. Detto questo, Marino e il PD sono disonesti o onesti? Cioè, ancora la domanda su cui bisogna un po' essere... No, vi chiedo una risposta seria, perché è facile dire di tutti disonesti. Probabilmente invece è molto importante capire anche che cosa è incapacità o anche irriformabilità di una macchina, perché se qualcuno di voi quattro diventa sindaco deve sapere se c'è gente che ruba o se c'è gente che non sa far funzionare le cose. Quale delle due? Ma credo una commistione di entrambe. Allora, innanzitutto la questione degli scontrini, non perché sia fondamentale, però è indicativa. Ci ha fatto vedere che un sindaco dichiara determinate cose e immediatamente viene smentito. Allora, come giustamente faceva notare il nostro collega in Parlamento Di Battista, se mente per una colazione, chi non ci dica che poi non ha mentito anche su altro? E quindi forse questo è un punto di domanda. Ma poi c'è un fatto, che l'incapacità di Marino e del PD in questi 2 anni, senza pensare alle giunte precedenti, è del tutto evidente. I romani vedono esattamente oggi com'è la città di Roma, e non la vedono solo i romani, lo vedono i turisti che arrivano e lo vedono tutti gli stranieri che hanno la fortuna di leggere testate internazionali come il New York Times, che di tanto in tanto elogia i disservizi della nostra, della nostra città. Quindi io direi entrambi. Adesso che succede? Secondo voi pensate di poter vincere? Intanto vediamo che succede. Secondo voi Marino si dimette? Si dimette Marino? L'ha annunciato tante volte. Noi tra l'altro venerdì abbiamo scoperto che non si era realmente dimesso. Quindi siamo andati noi a fare un altro accesso agli atti lì in Campidoglio e mancavano dimissioni che però lui dice formalizzerà domani in maniera irrevocabile. Comunque di fatto si è preso del tempo. Sì. Ma secondo me non esistono altre alternative. Bisogna sbrigarsi, secondo quanto. Molti dicono che, come dire, Renzi come si è portato in questa ultimissima crisi? È stato un punto a suo favore o no? Perché ho detto che voi siete i vincitori, ma non siete gli unici vincitori, immagino, di questa cosa. Renzi ha vinto o ha perso nella decisione finale? Ha una precisa responsabilità, secondo noi. Una forte e precisa responsabilità. Dopo Mafia Capitale, dicembre 2014, Marino e la Giunta si sarebbero dovuti dimettere. Questo non è avvenuto, ma anzi il governo ha cercato di mandare avanti, pur di scongiurare il voto, questo governo della città, inserendo anche alcuni deputati all'interno della Giunta. Posso dire, qualunque governo, se immagino anche il giorno in cui avrete un premier vostro, prima di far cadere una giunta di una città enorme come Roma, la capitale, alla vigilia del giubileo, anche se al momento non si sapeva, insomma, prova a fare un'operazione di ricucitura, no? Pensiamo diversamente. Quando questa giunta viene profondamente inquinata dall'indagine di Mafia Capitale, perché ad esempio nella giunta Marino, non dimentichiamolo, c'è stato un assessore indagato all'interno dell'indagine di Mafia Capitale, in una fase come questa, così difficile, ovviamente il Partito Democratico doveva fare un passo indietro, dire non siamo stati però in grado di controllare la città. Un assessore, diciamo, non fa primavera. Abbiamo il Presidente dell'Aula, il Presidente di Commissione. Non volendo andare. Cioè, e questo è il discorso, Mafia Capitale ci sottolinea che non è un episodio, non sono episodi, è un sistema che negli ultimi decenni si è spartito la città di Roma. Mafia Capitale è emerso sul discorso dei rifugiati, dei campi Rom. Avete controllato cosa succede a livello di attribuzioni di denaro alle solite cooperative? L'avete lavorato? Certamente. Quando noi abbiamo fatto, per esempio, bilancio di assestamento, no? 15 milioni puliti alle stesse imprese
che poi sono state comunque riscontrate come le principali attrici all'interno di Mafia Capitale, le stesse imprese che... proprio accusate di imprese sono state chiuse, insomma, quindi sì, però guardi, però le altre sono rimaste comunque in piedi. L'esposto che abbiamo fatto verte proprio su questo, cioè c'è una proroga sull'emergenza abitativa dopo che si era preso impegno a chiudere questi residence e a fare le gare, e sono gli stessi soggetti. Va bene. Allora, noi diciamo, parliamo... e concludo che non c'è stata discontinuità, ci riferiamo anche a delibere come queste. Allora, questa è la vostra grandissima occasione, ieri c'è stato, oggi c'è stato un... C'è stato un nuovo sondaggio per cui per esempio a Napoli vincerebbe sicuramente Di Maio, Di Battista andrebbe molto bene a Roma e c'è il problema dei regolamenti, questo vi tocca, cioè uno dei regolamenti, dico ai nostri spettatori, è che io su questo sono d'accordo, che i deputati, i senatori non possano cambiare per altri incarichi, cioè Di Battista che è in Parlamento deve rimanere in Parlamento e non fare, secondo me è giusto perché spostare le pedine in giro un po' fa casta, no? Sei eletto un po' a tutto, insomma. Quindi voi siete sicuramente a favore del voto? Posso un attimo... Del voto, diciamo, nelle... Sì. Lei nella domanda ha detto è una grandissima occasione per noi come Movimento 5 Stelle. In realtà questa non è una grandissima occasione per noi come Movimento 5 Stelle, ma è una grandissima occasione per i cittadini romani. Perché finalmente possono vedere all'opera un movimento che è distaccato dalle logiche del passato. Hanno assistito per 15 anni al fallimento della destra e della sinistra. Però voi lo sapete che quando poi si va a votare c'è bisogno anche di un volto importante, di una persona. Ci sono varie ipotesi oggi. Non siamo molto d'accordo. Non siete d'accordo. Cioè volete... passare per il voto su web. Vede, c'è un fatto. Per designare il candidato. Guardi, a Roma negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto il candidato con gli occhi azzurri e il sorriso smagliante, poi l'intellettuale con gli occhialini, poi forse mi consente al fascino del picchiatore, adesso il marziano. Forse, e dico forse... L'intellettuale con gli occhialini sarà contento, la definizione gli è andata novello meglio. Cineasta. Sì. Forse direi che non è più tempo di fare concorsi di bellezza o di simpatia, forse è il caso di concentrarsi sulle soluzioni. Però anche tra voi c'è la tentazione all'interno del direttorio che è direttorio e poi anche il comitato di salute pubblica, come chiamo io il comitato Rousseau lì, perché tutti i linguaggi giacobini, è quella anche di prendere in considerazione, se possibile, una persona, diciamo, tipo Freccero, no? Sistema, come si dice, il metodo Freccero, prendere una persona tipo Rodotà. Ecco, vi piacerebbe Rodotà? No, era diverso. Quel caso era diverso perché si trattava di proporre un nome per la Presidenza della Repubblica e quella è una figura terza, quindi che deve star bene in tutti i partiti. Noi per quanto ci riguarda la nostra forza è il rispetto e la coerenza delle nostre regole. Ci siamo presentati con delle regole e quelle quindi deve essere. Quindi siete contrari anche a un metodo Freccero? Ci dimezziamo lo stipendio e facciamo aprire le imprese con i nostri scontrini e lo abbiamo fatto. Analogamente noi faremo le primarie. Tra chi potrà candidarsi e quindi tra chi non ha un mandato in corso, perché non facciamo sì ad esempio che chi è eletto per fare il sindaco di Firenze utilizzi come trampolino per diventare sollevata peraltro oggi da Pizzarotti. E volevo concludere, portiamo avanti un concetto, non è importante la persona, noi ci presentiamo con un programma credibile e con una squadra, questo è il modello che noi portiamo avanti. Allora posso dirvi una cosa, e se fate la fine a Di Marino, cioè entro 3 mesi non capite più dove mettere mano, perché poi nessuno di voi ha una navigazione politica di così lungo, siete fiduciosi? Sappiamo dove mettere le mani perché diciamo così in questi 2 anni e mezzo abbiamo studiato, tra virgolette, cioè abbiamo visto come funziona la macchina amministrativa, ognuno di noi ha seguito 2 o 3 temi a testa molto importanti, quindi sappiamo dove andare a mettere le mani. Il problema è che fino ad oggi non c'erano delle mani libere dove da mettere nelle posizioni importanti. Noi abbiamo le mani libere per farlo perché davanti a lei ci sono 4 consiglieri comunali che hanno speso insieme forse 1.000 euro di campagna elettorale, gli altri consiglieri comunali ne spendevano 100-150 mila, quindi il tema è quello. Per andarne a guadagnare anche di meno. Il tema in realtà purtroppo la nostra città è messa talmente male che basterebbe poco. Noi il compito che avremo è quello di invertire la tendenza. È stata una tendenza a smantellare la città di Roma, il quindi suo possiamo patrimonio. Dire che tra voi quattro c'è il futuro sindaco? No, questo non si può dire. Questo non è certo, perché non siamo gli unici che verranno candidati, però possiamo dire una cosa rispondendo alla sua domanda. Non faremo la fine Marino, anche perché nel primo anno del governo a 5 Stelle della città non è che ci occuperemo solamente di 2 o 3 rastrelliere e della finta pedonizzazione di una via.
metteremo mano alle cose che abbiamo scosso in questa mezz'ora, quindi la speculazione edilizia, una gestione corretta del patrimonio immobiliare. Ultima domanda, in questa eventuale corsa, diciamo, elettorale, chi è, uno per uno voglio avere il nome, chi è l'avversario che temete di più, personalmente e come partito? Ma da lei, così finiamo con questo. Non ho un nome, ho la vecchia politica. La vecchia politica e le resistenze di quei cittadini. Questa è una risposta furba. Non è una risposta perché furba. Perché poi si correrà per partiti. Qual è il partito che teme di più? In realtà nessuno, né il PD né il PDL, più che altro i cittadini, quella parte dei cittadini che non sono pronti al cambiamento. Enrico Stefano, vai. Ma io veramente non riesco a trovare un avversario. Io so che se il Movimento 5 Stelle fa il Movimento 5 Stelle e porta finalmente i cittadini all'interno delle istituzioni, gli altri partiti non esistono, non proprio esistono. Sono un qualcosa di vecchio. Fronte. Anch'io non riesco a figurarmi, ma lo direi volentieri, insomma, se avessi un nemico da... temere? Lei è stato sconfitto, quindi qualcuno deve temere. Guardi, sa com'è la campagna non vorrei ripetermi, 2013, però non c'è... Il mio unico timore veramente è che Roma continui a essere governata da questi partiti che l'hanno mal governata negli ultimi 20 anni, quindi PD o PDL e quel che ne resta fa poca differenza, quindi veramente l'unico timore è questo e la speranza è che sia governata dal Movimento 5 Stelle. Siamo pronti a dimostrare quello che possiamo fare, chiediamo una chance ai cittadini perché l'hanno data a tutti e hanno ridotto questa città così, siamo pronti a metterci alla prova. Va bene, li abbiamo sentiti, secondo me hanno un po' lavorato da politici in quest'ultima domanda e siete stati sconfitti però varie volte, quindi qualcuno che vi allora, sconfigge c'è, certo, giorni. Assolutamente. Allora noi vi lasciamo, ci vediamo domenica, intanto riparte oggi chi li